In una notte d'autunno la spallata al clan Zagaria. Come in una notte d'autunno un anno fa finì la latitanza di Michele Zagaria, il boss dei boss. 9 ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla squadra mobile di Caserta contro altrettanti affiliati di rilievo della sua cosca. Tra loro 3 fratelli di Michele Zagaria. In manette finisce anche Antonio Zagaria, stanato in un bunker, mentre sono state notificate in carcere le ordinanze agli altri 2 fratelli, Carmine e Pasquale, già detenuti per altri reati. Le accuse per tutti sono di estorsione aggravata dal metodo mafioso. A ricostruire minacce, vessazioni e violenze subite da un imprenditore del settore bufalino, la direzione distrettuale antimafia di Napoli. Lunga e delicata l'indagine dei PM Conso e Maresca, coordinati dall'aggiunto Cafiero De Rao. Messi a fuoco diversi episodi estorsivi, anche di 15 anni fa. L'imprenditore, alla fine degli anni 90, si era rivolto a 2 titolari di concessionare auto del casertano per un prestito. Prestito ad usura. A fronte dei ritardi nel pagamento degli interessi, i 2 commercianti non esitarono a chiedere l'intervento del clan. Davanti a Zagaria fu picchiato e costretto a firmare cambiali per 150 milioni di lire. Alla fine dovette vendere parte dei beni aziendali. Infine anche la cessione di una villa a celare il riciclaggio di denaro del clan. Ora commercianti, estorsori e nuovi vertici dell'ala criminale della galassia casalese sono in manette. Tra i destinatari dei provvedimenti cautelari anche il nipote di Michele Zagaria, Filippo Capaldo, a 34 anni, considerato suo erede. Ad arrestarlo gli stessi uomini della squadra mobile di Caserta guidata dal vicequestore Morabito, che catturarono proprio il boss dei boss un anno fa.